Cosa pensate di ottenere con questo sciopero? Ma noi speriamo di far ragionare coloro che hanno in questo momento le redini di questa situazione. A noi sembra stupido smembrare un'azienda che ha una storia di 110 anni e che non è un'azienda fallita, attenzione, è un'azienda che era stata correttamente riorganizzata, che aveva pochi numeri di esubero risalenti a delle figure professionali che esistevano in azienda dal 70 e che comunque dovevano raggiungere il traguardo della pensione. Ci appare paradossale che qualcuno voglia consegnare, quindi a danno dei cittadini, attenzione, perché io non ho mai visto un privato che viene in una società a portare soldi. Un privato ha una logica sua, deve fare utile da quello che fa. Quindi credo che consegnare nella gestione dei privati un'azienda come CSTP, solo per una parte, poi tra le altre cose, solo per quanto riguarda i chilometri della provincia di Salerno, se è vero quello che stiamo dicendo, perché pare che ci sia stata l'affermazione dell'assessore Ciccone o della provincia di Salerno che abbia detto questa cosa, se è vero io dico alla provincia di Salerno che stanno facendo la cosa più stupida che si possa fare. Ripeto, per un fatto molto semplice, perché non siamo in presenza di un'azienda che è disastrata. Se lo è perché c'è stata una gestione clientelistica nei 10 anni precedenti a cui faceva capo praticamente l'ex presidente Da Cunto e il Comune di Salerno, che essendo socio di maggioranza e avendo i numeri ha determinato una situazione economica che si può aggirare intorno ai 40 milioni di euro, facciamo cifra tonda fra sbilancio, debito e altro. Ripeto, è assurdo, è una cosa che i dipendenti di CSTP non accetteranno mai, e a pagare per questa situazione saranno i cittadini che non avranno più un trasporto pubblico adeguato. Il trasporto è stato il motore di ogni economia nella storia. Eliminare i trasporti significa costringere i cittadini ad una minore mobilità per un diritto prescritto e a mettere mano alla tasca, perché probabilmente si dovranno adattare ad altre forme di trasporto, con il car sharing, il carpooling, tutte queste forme di associazionismo tra persone che utilizzano una macchina anziché ci. Tutto va bene, però io credo che la provincia di Salerno abbia diritto ad una mobilità sostenibile, abbia diritto ad un'azienda che possa garantire effettivamente il servizio ai cittadini. Cosa pensate di fare per far riconoscere i vostri diritti e i diritti anche dei cittadini? Guardi, allora qui siamo disposti a tutti, abbiamo perso la pazienza, non siamo più in grado di ragionare con freddezza, perché abbiamo la sensazione di dover purtroppo licenziare addirittura dei dipendenti. La paura inizia un attimino a serpeggiare tra le maestranze, stiamo parlando di persone che hanno mogli, figli, che hanno la necessità di sostenere le famiglie in un tessuto sociale dove già l'occupazione è scarsissima. Cosa faremo? Ripeto, siamo disponibili a tutti, per il momento proseguiremo per Piazza Mendola. Mi auguro che il prefetto di Salerno, la dottoressa Pantalone, in quanto donna, perché ritengo che le donne abbiano più sensibilità rispetto agli uomini, ci possa prestare un attimo di attenzione, fare qualcosa per convincere questi signori a cambiare rotta. Non so cosa succederà. Quindi disposte a tutto? Siamo contro tutti, siamo contro il comune, per cui ce ne frega di De Luca. Siamo contro la provincia, ce ne frega di Cirilli, non abbiamo atteggiamenti politici, quello che stiamo facendo, eppure la politica, devo dire, che nonostante tutto stamattina è entrata nel corteo. C'era la distribuzione di volantini di un partito, il Partito Democratico, diciamo, mi sembrava proprio poco opportuno stamattina, è la nostra controparte. Ma ci sono anche tanti giovani che sostengono questa cosa. Sì, a questi io dico grazie. Assessore ai trasporti del comune di Baronissi. Niente, una situazione un po', come si suol dire, difficile. Speriamo che ne nasca qualcosa. Mi dispiace che c'è questa
lotta fra due fazioni politiche, da una parte la provincia e da una parte il comune di Salerno. Credo che il problema sostanziale sia stata della gestione che rappresenta la linea di continuità tra Francesco Dacunto, ex presidente del CSTP, e Mario Santoccio, l'attuale presidente del CSTP. Credo che sia un atto irresponsabile non tener conto di questa manifestazione, poiché credo che il CSTP sia un'azienda importante non solo nell'ambito dei trasporti ma anche a livello occupazionale per la provincia. Credo che i cittadini di Salerno e non solo hanno risposto a questo nostro appello e ritengo che la manifestazione sia riuscita, sperando che domani, quando si nomineranno i liquidatori dell'azienda, abbiano un atteggiamento anche loro di responsabilità e cercheranno di ripianare il debito di questa azienda. Cosa pensiamo di ottenere? No, innanzitutto questo è uno sciopero di tutti, non è solo della CSTP. I trasporti è un servizio pubblico e va tutelato perché è un servizio che interessa a tutta la popolazione, sia gli studenti, gli operai, gli impiegati, i lavori tutti. Perciò è un servizio che va tutelato e va ripristinato. Che si mettessero d'accordo provincia, regione e comuni affinché si arrivasse a una conclusione vera e propria. Pensavo anche un coinvolgimento da parte dei ragazzi così... Sì, no, vabbè, i miei studenti hanno dato prova di maturità, è sempre stato così, perciò non è che scopriamo l'acqua calda, gli studenti sono il nostro futuro, io sono molto contento per questo. E i prossimi obiettivi cosa pensate di fare? Gli obiettivi è di stare uniti, come ho detto prima, perché la popolazione è sana e deve una volta per tutte lasciare, abbandonare la politica che ultimamente è stata un malore, un danno, un cancro che ha rovinato un po' tutte le... sta rovinando anche questa generazione che la vedo, è bella ma è piena di dubbi. Un parere riguardo questo sciopero? Un parere da cittadino è un parere positivo. Finalmente le persone si sono svegliate, soprattutto i figli di quelli che pagano si sono svegliati più che quelli che pagano. E fa piacere che la nuova generazione l'abbia presa al cuore e l'azienda è riconoscente. Da cittadino, oltre che da cittadino, da lavoratore? Da cittadino posso essere contento ma anche arrabbiato. Arrabbiato perché i nostri signori padroni che dovrebbero ricapitalizzare e mettere mano alla tasca non lo fanno mai, fanno sempre scaricabarile, ci riempiono di promesse e noi non crediamo più a nessuno. Siamo stanchi, andiamo avanti per la nostra strada come abbiamo sempre fatto. Come precario posso dire la guerra è iniziata parecchio tempo fa, oggi va avanti e continuerà ad andare avanti con altre proteste, altre manifestazioni e altre campagne di sensibilizzazione. Non ci fermiamo qua.